Noi abbiamo avuto, per quanto riguarda gli ingressi, faccio una veloce carrellata sull'anno 2020, dopo ovviamente ho anche gli anni precedenti, se c'è necessità ovviamente sono più che disponibile a inviare alla Commissione tutti i dati, però noi abbiamo avuto, mentre a gennaio e febbraio, febbraio soprattutto e marzo, una riduzione degli ingressi con 168 arrivi a febbraio. E 171, no, scusate, 100, sì, 168 arrivi a febbraio, 128 rintracci sempre a febbraio, a marzo abbiamo avuto 171 arrivi e 52 rintracci, abbiamo avuto un aumento a partire da aprile con 377 arrivi e 36 rintracci, 780 arrivi e 148 rintracci nel mese di maggio, a giugno 586 rintracci e 125 arrivi, luglio 818 rintracci e 144 arrivi, agosto 817 rintracci e 50 arrivi, settembre 635 rintracci e 133 arrivi, per un totale al 18/10 di 9.935 rintracci e 4.535 arrivi. Voi capite che sono numeri molto consistenti, soprattutto se parametrati a una popolazione di 1.200.000 abitanti, dove le riammissioni, sempre in totale, sono state 1.321 e le espulsioni, che poi non effettuate in molti casi purtroppo perché non si riescono a fare, sono 1.124.